Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti, grazie ai nostri ospiti, l'onorevole Calogero Mannino, il presidente dell'Assemblea regionale siciliana ai tempi che furono e l'autore del libro La storia di un comune italiano dedicato alla città di Agrigento, Totò Sanfilippo, Salvatore Sanfilippo, che è stato anche mio preside, quindi è grande amico fra le altre cose. E questa sera è molto bello avere questi ospiti perché questo è un momento di riflessione sulla città di Agrigento, ma in fondo è la riflessione su un territorio più vasto che è tutta la provincia, per quello che ha significato negli ultimissimi anni, soprattutto dal dopoguerra in poi, diciamo per le testimonianze dirette che possiamo avere. Ma il libro, come avrete modo di poter leggere, si può acquistare anche qui, e il libro parte con una storia di Agrigento che non è naturalmente quella dei templi, dei templi e tempi che furono, ma quella a partire dal 1700 in poi fino ai giorni nostri. Ho visto che i giorni nostri arrivano soprattutto agli anni 80, insomma, non sono quelli, diciamo, quelli attuali, su cui avremo anche modo nel caso di fare una breve riflessione. Quindi prima di dare la parola all'autore che desidera fare alcune precisazioni, volevo leggere il saluto della Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento, che è la signora Daniela Catalano, che ci scrive e scrive soprattutto all'autore: gentilissimi ospiti, relatori, colleghi consiglieri, buonasera, mi spiace affidare a poche righe il mio saluto, ma improrogabili e precedenti impegni mi impediscono di presenziare e partecipare all'evento. La location scelta e gli ospiti previsti ne sono un'ulteriore conferma. Descrivere oggi infatti i nostri territori con la loro storia, i loro profumi, i loro colori e gli uomini che hanno il privilegio di abitarli è un atto di giustizia che cerca di difendere dalle calunnie mediaticamente perpetrate ai danni della nostra terra e, rispondendo con la verità, la solidità, la certezza delle profumate pagine di un libro, strumento certo di una cultura che rischia, con l'uso patologico dei social network, di essere accantonata da slogan di chi libri non ne ha letti abbastanza. Per questo al professore Sanfilippo, che spero di conoscere personalmente, vanno i miei complimenti per l'opera ed il mio sentito grazie come Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento per aver parlato della città in cui sono nato, in cui vivo e che in questo momento mi ha onorato unitamente ai colleghi della carica che rivesto. Colgo altresì l'occasione di porgere i saluti personali. Ma così. E questo è il saluto all'autore. Io direi di iniziare da un momento, diciamo, fatidico per la città, che è quello del cambio del nome, perché scrive il professore Sanfilippo che il momento più importante forse di quello che è stato il cambiamento della città, come era e come è diventata, è stato quello in cui Girgenti diventa Agrigento. Quindi su questo, non so, ci sarebbe da dire parecchie cose. Facciamo prima iniziare al nostro autore. Ma io posso dire pochissime cose che mi stanno anche a cuore, in questo senso. Cioè, io questo libro l'ho presentato quando ho pubblicato l'anno scorso ad Agrigento, e l'anno nella Valle dei Templi, Casa Sanfilippo, nella Valle dei Templi, e l'hanno presentato i due maggiori storici di Agrigento, che sarebbero, vediamo se, uno è Cilona, Paolo Cilona, e l'altro è Biondi, si chiama Settimio Biondi. E mi hanno presentato, che mi hanno fatto commuovere, perché soprattutto Biondi ha cominciato a dire che è il maggiore storico di Agrigento, ha cominciato a dire che parlare, onorevole, di Picone.
mi misi vicino al piccone, non poteva che farmi affacciare le lacrime. Io cominciavo a ridere e poi a affacciare le lacrime, va bene? E quindi, come dire, cioè, con questi storici di Agrigento, la mia passione, la mia ambizione è stata esaurita. Cioè, io non avevo bisogno di cercare altre persone per confermare la bontà della mia ricerca, che veramente la storia di Agrigento, dopo quella di Sciacca, di Ribera, di Castelvetrano, mi ha riempito di grande soddisfazione, perché, come dice Settimio Biondi, noi non conosciamo la storia moderna e contemporanea di Agrigento, del nostro capoluogo. Mi pare che fino a ieri o fino a oggi, con qualcuno qua amico presente, siamo fuori strada. Agrigento non la conosciamo. E questa è un'ulteriore soddisfazione. Ora, perché io mi sono rivolto all'onorevole Calogero Mannino e al presidente della regione capo di casa per avere una conferma? No, veramente non c'era bisogno. Io ho invitato loro, rispondo anche a qualche critica che dice, critica nostra, paesana, che dice ti sei data alla politica. Ma come? Tu che eri contro, tu che facia polemiche, scriviste tanto, t'affannaste tanto, e ora sì, sono orgoglioso di invitare, di aver invitato soprattutto il ministro Mannino, che lui sa che io non mi ci sono mai rivolto, perché secondo me Calogero Mannino conosce Agrigento meglio di ogni altro. Scusa, Presidente. No, io sono convinto così. Ora vediamo. Ci facciamo l'esame. Io sono convinto così. No, hai ragione, non è torto. No, ora vi dico perché. Io no, però ora ci dà la risposta lo stesso Calogero Mannino, a cui io la massima sotto questo aspetto. Sotto questo aspetto io ho la massima stima della verità. Lui mi ha detto una volta, tanti anni fa, col Rotary Club di San Filippo, dice sempre la verità, la verità. Io ce l'ho registrata, chissà così, se parlo male, rido, dico, io disse la verità, non ci posso dire in galera. Va bene, e allora Mannino, negli anni 60, io passeggiavo con Pasquale, che era il grande amico mio, suo fratello, in piazza, e Calogero Mannino era ad Agrigento. Ma non è tuo frate, mai lo vedo ad Agrigento. Calogero Mannino era sempre ad Agrigento. È stata questa impressione che mi ha mosso prima di tutto verso il ministro Calogero Mannino a far presentare questo libro. Poi il secondo motivo è che io in questo libro, come nelle altre storie comunali, ho sviluppato molto la storia politica, e la storia politica non mi poteva dare un giudizio completo, profondo, né Settimio Biondi di Agrigento, il dottore preparatissimo, né Paolo Cilona, così completo come lo possono dare il Presidente e il Ministro, che vengono dalla politica
più importante e profonda. Quindi vi ringrazio di essere venuti, di essere qua, e speriamo che possiamo apprendere le cose che io spero di sentire, nel senso della conoscenza di Agrigento, che è la cosa che mi interessa più di tutte. Ecco, Attilio è contro Agrigento. No, è il favale. Prego. Non si sente però. Infatti, il santo San Cavolo. Di dove? Di Roma. Vabbè, andiamo, se no. Allora, io ho finito. Benissimo. Presidente. Allora, grazie Preside San Filippo. Dicevo all'inizio, questa differenza di nome che è diventata una sorta di spartiacque tra l'Agrigento che era stata, tra l'Agrigento che era stata e l'Agrigento che è diventata con il suo nome moderno. Si dice nel libro che cambiò anche la struttura della città, certo, che cambiò il modo di essere, come dire, gestita dal punto di vista anche architettonico, di tutto quello che è nato. Allora, come prima testimonianza sentiamo l'onorevole capo di casa e poi andiamo avanti. Io andando, mi dovete consentire di ringraziare Totò per aver pensato a me assieme a cotanto conoscitore di cose agrigentine e saccenzi, e naturalmente della provincia, della regione, di tutto il resto, essendo io, diciamo, un protagonista minore, e ora dirò perché, nella vicenda agrigentina. Lui intendeva e intende fare di questa occasione un'occasione in cui approfondire gli aspetti più che storici, politici, l'ha anche detto poc'anzi, dell'ultima fase della vita della città. Naturalmente dirò qualcosa per la parte che io vi ho avuto. Io non sono agrigentino, sono di un paese lì vicino, un paesino, io Polo Giancaxio, ma vivo ad Agrigento da quando frequentavo le scuole superiori, che le ho frequentate la città. Lì ho svolto la mia primissima attività politica, movimento studentesco, il 68, la contestazione giovanile, poi il mio impegno nella vita, e poi a un certo punto mi viene proposto dal mio partito di capeggiare la lista per le elezioni amministrative 1985, la prima volta che mi sono candidato, sono diventato consigliere la prima, la seconda volta, e poi ho lasciato perdere e se ne sono occupato gli altri. Però la vita di quella città l'ho sostanzialmente vissuta, perché la mia famiglia è lì, vivo lì, ho svolto sia pure marginalmente un ruolo, e devo dire che nonostante l'impegno personale, diciamo, di mia curiosità personale, di accumulo di conoscenze che stando in mezzo poi alla fine si riesce a ottenere, il libro di San Filippo mi ha dato molto. Così come lui poc'anzi ha detto, secondo me darebbe molto a tanti agrigentini, alla quasi totalità degli agrigentini, perché quella città sembra essere una città in cui il tempo si è fermato a un certo punto, si è fermato al IV, V secolo avanti Cristo, con l'antica Acragas, la città dei templi, e
giustamente, sottolineo io, la città è orgogliosa di quella parte della propria storia. Ignora o sottovaluta o comunque non coltiva, invece la storia poi medievale, moderna della città. Ha ragione Settimio Biondi. Settimio Biondi è una personalità di altissimo livello culturale, è uno dei pochi che nei tempi moderni si è cimentato con la storia della città, ma non, ora capisco il complimento che ti fa Settimio Biondi, ma non per avere affrontato con carattere di globalità la storia di Agrigento. Biondi è stato ed è, speriamo che continui ad esserlo, un profondo conoscitore dei costumi, della vita, anche della storia di Agrigento, ma per singoli pezzi ha scritto qualcosa. Le opere di Biondi sono opere che affrontano singole porzioni, segmenti della vita e della storia di quella città. Chi è che si era cimentato prima di San Filippo? L'accostamento che fa Biondi a Picone. Picone è lo storico più importante della città. Monumento. Monumento, tu dici, comunque sia, ha scritto le memorie storiche agrigentine, due volumi con una dovizia di particolari, una cosa importante, è un lascito a cui si attinge anche San Filippo, vi ha attinto a piene mani, ma chiunque voglia occuparsi della storia di Agrigento non può tralasciare il Picone. Il Picone è, diciamo, parte centrale, perno di ciò che fino a questo momento si è messo insieme intorno alla storia della città. Dal Picone in avanti ci sono singole monografie, anche molto interessanti, soprattutto nell'ambiente ecclesiastico, ci sono dei sacerdoti e c'è, secondo me, una ragione per cui molto, diciamo, di quello che si è scritto proviene dal mondo della Chiesa e cercherò ora di dirlo. Ci sono opere a cui San Filippo attinge nell'epoca moderna. Mario La Loggia ha scritto una buona cosa, altri autori, Dal Riggio, professor Dal Riggio, persone che noi abbiamo conosciuto, quindi sappiamo anche di essere di un livello culturale, ma il lavoro che fa San Filippo è qualcosa di, io gli ho detto che ha commesso, a mio giudizio, non sono né uno storico né ho una laurea in storia e filosofia, ma diciamo rubacchiata con l'occhio alla politica e ogni tanto andavo a dare un esame, ma non ho, diciamo, competenze, ma io dal mio giudizio di lettore e in qualche misura di cultore, nel senso di appassionato di materia storica, ho detto che vi è contenuta una qualche ingenuità di assemblamento di periodi, ma che il lavoro di ricostruzione, di cesellamento e di messa in relazione tra i vari periodi storici che ha fatto San Filippo, non c'è nessuno che l'ha fatto. Ora, poi ognuno potrà essere contento, sarà soddisfatto della lettura o meno, ma quella cosa lì è una cosa che ha fatto finora solo Salvatore Sanfilippo, cioè avere ricostruito dal 1700 fino ai giorni nostri con continuità e quindi in un unico contesto la storia di quella città, l'ha fatta lui e gli va dato merito, anche perché l'ha fatto con una dovizia di documentazione spaventosa, nel senso che c'è un lavoro
di ricerca, di approfondimento. Io non so quanto tempo gli avrà rubato scrivere questo libro, ma di sicuro è qualcosa che rimane. Nel futuro chi vuole scrivere la città di Agrigento, della sua storia, deve comunque farvi riferimento. E allora il punto di passaggio a cui il Presidente ci richiamava del nome della città, che ne ha avute tanti nella storia, ha avuto prima Akragas, poi Kerkent, ai tempi del periodo arabo si chiamava Kerkent, da cui poi viene Gergent, Girgente, che poi acquista il nome del medievo di Girgente, e poi il fascismo nel 25 muta il nome in Agrigento, perché diciamo in omaggio al nome romano di Agrigento. Infatti l'epoca romana, subito dopo i greci, era Agrigentum, poi diventa Kerkent e poi diventa, quindi è un omaggio più che altro alla mitologia romana, perché come sappiamo il fascismo aveva, diciamo, di questi sentimenti, e quindi Agrigento divenne, da Girgenti divenne Agrigento. Bene, cosa comportò? Naturalmente non era il nome, certo, no? È stato il periodo. Non è il nome, il periodo ha comportato, sì, perché se si va a dare un'occhiata allo sviluppo demografico della città, Salvatore non l'ha fatto, ci è arrivato, diciamo, per altro verso a questo obiettivo, ma se si va a dare un'occhiata allo sviluppo demografico della città nel corso dei secoli, il primo dato che riporta San Filippo nel libro è nel 1651 il primo censimento, all'epoca diciamo non veniva chiamato censimento, ma comunque si tratta di un censimento, Agrigento contava 9.000 anime. La città di Agrigento, quindi un paesazzo, non è che era una grande città, pur assurgendo al ruolo comunque di capoluogo, ma più che al ruolo di capoluogo, quella era una città demaniale, era una delle 42 città demaniali esistenti in Sicilia. In provincia di Agrigento erano 4, tra cui Sciacca, c'era Sciacca, Agrigento, Licata e Naro, le 4 città demaniali, che erano le città regali del re, dove diciamo il re attraverso i suoi delegati esercitava la potestas, mentre invece le altre città erano tutte città feudali, cioè avevano un feudatario che li governava. Mi sono chiesto, ha avuto un peso l'essere la città di Agrigento città demaniale per quanto concerne lo sviluppo economico, sociale, culturale, politico di quella città? Perché Agrigento ha una particolarità che diventa quasi il punto di riferimento di tutto il libro di San Filippo, almeno da una certa epoca in poi. Cioè San Filippo si chiede come possibile, nello sviluppo che la città ha avuto, anche di carattere, come è mutato il potere, di come è mutato la struttura, chiamiamola così, politico-organizzativa della città, come sono mutati poi nel corso degli anni il ruolo dei partiti, della democrazia, il fascismo, come è possibile che quella città abbia conservato, e porta poi tutta una serie di riferimenti, abbia conservato una struttura politico-culturale quasi sempre omogenea, maggioritariamente omogenea. Questo è il tema che vedo che San Filippo rincorre in tutto il libro, sia pure non dichiarandolo. Insomma, tutta la fase del Settecento, l'illuminismo nel mondo e come incidono le idee illuministiche nei gruppi dirigenti della città, come evolve la cultura di quella città. Poi nell'Ottocento c'è tutta la fase dello sviluppo dell'idea socialista,
i primi vagiti del movimento di contestazione della sinistra nell'epoca diciamo, in cui l'industrializzazione in Europa cominciava a diventare una cosa diciamo, che segnava la vita e lo scontro politico nel mondo, e poi fino ad arrivare ai giorni nostri, periodo del fascismo, quali erano le forze che si erano contrapposte al fascismo. C'era un antifascismo in città, ad Agrigento, che diciamo, fosse possibile assimilarlo al movimento antifascista che era nato nel paese, in Italia, anche in Sicilia e anche in provincia di Agrigento. Poi si chiede, dopo il periodo del fascismo, negli anni subito dopo la guerra, ma quella città che ha avuto sempre una caratteristica, quella di premiare il partito di maggioranza, in quel momento la Democrazia Cristiana, dopo una sbandata separatista, confluisce nella Democrazia Cristiana, che ha sempre conservato, fino agli ultimi giorni della storia, la maggioranza assoluta in quella città. ADC, fino a quando non è scomparsa, non aveva, forse qualche caso, ma molto marginale, non significativo, ha conservato sempre la maggioranza assoluta nella città di Agrigento. A questo punto allora lo diamo la parola a un grande... Il tema è... Che fosse un assist. No, insomma, il tema è appassionante, mi porterebbe via tanto tempo, certo. Dunque cerco di concentrare per evitare appesantimenti inutili. Allora, ecco, io tra le tante cose che si possono dire sulla storia di Agrigento, questo l'ho trovato il tema ricorrente, con me che diciamo, questa città abbia una storia che non coincide con la storia della provincia di Agrigento. Diciamo che io sostengo che la provincia, i comuni della provincia di Agrigento non si sono mai riconosciuti nella città capoluogo, nel senso che Agrigento non è mai stata veramente a capo della provincia, lo metto tra virgolette questa frase, nel senso che vorrei essere inteso, nel senso che c'è una estraneità tra larghe porzioni della provincia di Agrigento e poi c'entra come un'entità a parte, quasi. Come qualcosa che diciamo ha titolo per essere capoluogo, perché ha una storia millenaria, perché lì era concentrato tutto il potere ecclesiastico, religioso, per via diciamo del ruolo che giocò la Chiesa in quella fase, in una città demaniale, dove non c'era un forte potere, usiamo così, civile, diciamo questo termine, e dove il potere della Chiesa era un potere. Va aggiunto che Agrigento era a capo di una diocesi che nel periodo medievale era la più grande diocesi di tutta la Sicilia, anche di quella orientale. Diciamo così, il confine della diocesi andava oltre i confini della provincia attuale e anche di quella di allora. Inglobava tutta la provincia di Caltanissetta e un pezzo della provincia di Caltanissetta odierna e un pezzo anche della provincia di Palermo fino a Castronovo di Sicilia, quindi tutta la parte. Da qualche parte ho letto tempo fa in un libro di Candura, adesso non l'ho, il disordine che va a casa non sono riuscito ad andarlo a ripescare, dove Candura, questo ricercatore che ha scritto questo libro sulle città demaniali, diceva è una rarità, perché la diocesi a cui diciamo che faceva riferimento alla città di Agrigento era di una vastità enorme, aveva quindi il potere della Chiesa in quella
diciamo in quella zona, in quella diocesi, in quell'area politica, è chiaro che era enorme, tanto più che essendo città di Maniale non c'era un feudatario, un tra virgolette un padrone che poteva rivaleggiare col potere della Chiesa. Era una, poi quella era una chiesa particolare. I normanni, quando arrivano nella zona sud per liberare dagli arabi, alla prima cosa fanno, c'è la battaglia per liberare l'acropoli della città, cioè dove c'è attualmente la cattedrale, dove c'è la curia vescovile, dove c'era il castello dei templi romani. Quindi, vinta quella battaglia, hanno respinto gli arabi a valle, nella zona interna della, e fondano, e lì costruiscono la cattedrale. Infatti la cattedrale nasce in quel periodo, e nominano il re Ruggero, nomina il primo vescovo dopo il periodo, dopo i 200-250 anni di dominio arabo e il ritorno alla cristianità, che è un francese, è un normanno, cioè il primo vescovo è un normanno venuto al seguito di re Ruggero in Sicilia a combattere. Infatti lui è nato a Besançon, San Gerlando, che è diciamo il primo vescovo, nasce a Besançon ed era un guerriero al seguito di, diciamo, del re Ruggero, venuto in Sicilia per liberare la Sicilia su mandato del Papa, del Papato, per liberare la Sicilia dai musulmani. Quindi vescovo, un uomo di chiesa come San Gerlando, come Gerlando di Besançon, una diocesi di quella dimensione, quindi c'era anche il prestigio legato anche, se volete, anche a un riconoscimento che il re normanno dava. Il potere era enorme, quindi il controllo di quella, quindi quel potere della Chiesa si è protratto nei secoli. Questa è la mia lettura, molto superficiale ovviamente, e si è protratto nei secoli perché la Chiesa ha gestito quel potere nel bene e nel male, nel bene e nel male lo metto anche qui tra virgolette, da grande potenza, nel bene con il vescovo Gioieni, no? Che fece delle opere monumentali, riuscì a strappare al re la realizzazione del molo, del caricatore di Girgenti, che era Portempedocle. Infatti si realizzò il porto di Portempedocle, che nasce col vescovo Gioieni, ma anche i successori, che era Lucchese Palli, un nobile non agrigentino, ma quale realizzò delle grandi, l'attuale biblioteca lucchesiana, una cosa di enorme valore storico e culturale, immaginiamo, è già importante oggi, figuriamoci all'epoca di che cosa parliamo, è opera del Lucchese Palli, ma non solo della biblioteca, ma di tutto ciò, come San Filippo documenta, diciamo, intorno a attività di beneficenza, di aiuto ai poveri, di realizzazione di opere, cioè era un potere reale, era un potere reale. E così anche a seguire, fino a Monsignor Blandini, eccetera, eccetera. Questo continua. Io voglio arrivare alla conclusione. Continua anche questo potere della Chiesa, questa capacità, che non era un potere che si affidava alle armi, era un potere che si affidava a una capacità di gestione delle anime, usiamo questo termine. Bene, arriva fino ai giorni nostri, perché anche nel dopoguerra la Chiesa continua a esercitare questo, quindi con tutti, ma nel dopoguerra nelle condizioni nuove, le condizioni di uno scontro politico. Ricorda giustamente il San Filippo il ruolo di Monsignor Peruzzo, che fu il vescovo che diciamo gestì questa fase. Siamo nella fase dei comitati civici di Jeddah, siamo nella fase dello scontro tra il nascente, diciamo, le nascenti forze della sinistra, e dice: ma com'è, si chiede
San Filippo, com'è che non attecchivano quelle idee? Eppure nel passato c'era stato un uomo come Michele Fricia, Saverio Fricia era di Sciacca, come Michele Foderà, una mente illustre, uno scienziato, vicino alle idee del socialismo, in collegamento con Saverio Fricia. Allora, Saverio Fricia Sciacca dice, la Sciacca nella provincia di Genova, il circondario, dice Salvatore aiuta le idee del socialismo nascente, poi lui aveva una particolare tendenza verso l'anarchismo, no? I suoi rapporti con Bakunin sono noti, sono scritti allora era amico di Fricia. Ma mentre Fricia muove la sua azione in un contesto in cui le forze c'erano un conflitto sociale e riesce a esercitare una propria influenza e tiene i rapporti con gli apostoli del socialismo nascente nella zona della montagna, perché lì ci sono quella è la terra che Federico Engels, scrivendo non ricordo a quale socialista del siciliano, dice le terre, quelle sono le terre del socialismo spontaneo. Engels le definisce così, e lì infatti c'è Lorenzo Panepinto, assassinato nel 1911, e lì c'è Bernardino Verra a Corleone, c'è Alongi, Nicolò Alongi di Prizzi, c'è Barbato, Nicola Barbato, cioè quella è una zona dove le idee del nascente socialismo si traducono in movimenti di masse che, per conquistare la terra, per combattere per migliori condizioni di vita, tutto ciò che volete, però attecchiscono. Ad Agrigento tutto questo, sia nel caso di Michele Foderà, sia nel caso di quelli che lo avevano preceduto, perché De Luca è un agrigentino, promuove il fascio dei lavoratori nel 1892 ad Agrigento, ma il fascio dei lavoratori, se andate a leggere il libro di Ciccio Renda sui fasci dei lavoratori, il fascio di Agrigento è, lui è una personalità, De Luca, ma il fascio non crea alcuna, diciamo, alcun movimento effettivo, non c'è, non si vede, c'è questa figura, e così anche gli altri, parliamo di Guarina Mella, che è un leader, poi che diventa un leader della Guarina Mella, Democrazia del Lavoro, ma Guarina Mella non è agrigentino, Guarina Mella è canicattinese. Di chi parliamo? Antonino Riggio, che vive, fa l'avvocato Agrigento, una bella personalità combattiva, e non è agrigentino, è di Cattolica Eraclea. Lo stesso Enrico La Loggia, parliamo di Enrico La Loggia, il nonno, il padre di Giuseppe La Loggia, che era anche lui di Democrazia del Lavoro, uomo, diciamo, di idee progressiste, molto, ma non è, lui è di Cattolica, cioè ad Agrigento agivano forze che però non avevano un loro radicamento. La mia idea, la mia impressione è che tutto questo era condizionato dalla Chiesa. No, che la Chiesa aveva una presa effettiva sulle coscienze delle, ma che queste forze non erano in grado di scalfirlo, comunque di trovare adepti della loro azione, per due ragioni. Uno, perché la struttura sociale della città, come dice Ciccio Renda, è una città, era già una città di terziario, sì. E lo diventa sempre di più, cioè non c'è classe operaia tranne quei pochi minatori che però andavano a lavorare nelle miniere di Aragona, non era, c'è la miniera Giavolotta, ma era ben poca cosa, non erano tale, e poi c'è un nucleo di artigiani molto diffuso, c'è un nucleo di piccoli ortolani, non c'era la grande proprietà terriera, non c'è praticamente, cioè la città ha una struttura sociale dove ovviamente era difficile per un movimento della sinistra attecchire, perché il conflitto non si creava. Anche nel dopoguerra, a mio giudizio, la situazione è questa. Con la Chiesa
che scende in campo, c'è questo libro a cui fa riferimento, che io ho letto all'epoca, di padre Ginex, Così nacque la democrazia. Padre Ginex fu una grande personalità ecclesiastica nella città, a livello non di padre Sclafani, che padre Sclafani era, diciamo, un gestore di grande, ma Monsignore è un combattente, apparteneva alla chiesa militante, quella che qui veniva impersonata da Monsignor Peruzzo, dal vescovo, il quale incitava la battaglia contro i comunisti, contro la sinistra, e lui descrive Così nacque la democrazia, è un resoconto delle battaglie, degli scontri, dei conflitti che non la Democrazia Cristiana, ma che la Chiesa, i parroci combattenti, e parla di padre Polizzi a Naro, parla di Monsignor Cuffaro a Cattolica Eraclea, parla di militari, cani cattivi, tutti preti, che facevano, era un clima politico, è chiaro, no? Certo. La Chiesa alla fine del 1800 cerca di contrastare l'avanzata delle idee socialiste con la Rerum Novarum, no? Si dota, che è la Rerum Novarum del 1890-91, credo, si dota di un pensiero, di una dottrina sociale che la Chiesa fino a quel momento non aveva mai avuto. Quindi con la Rerum Novarum cerca di parlare a quelle masse diseredate a cui parlavano i socialisti, quindi già con un'azione culturale di tipo sociale lanciò le affettanze collettive. Lorenzo Panepinto a Santo Stefano, prima che venisse assassinato dalla mafia il 26 di maggio del 1911, si deve scontrare con il parroco locale, perché mentre lui organizzava la cooperativa di sinistra per gestire le affittanze collettive, il parroco gli organizzava le cooperative sociali dei contadini per contrapporsi, cioè, quindi era un conflitto, e la Chiesa ha avuto un ruolo attivo. Guardate, anche nel dopoguerra c'è un bellissimo libro di Monsignor Cataldonaro. Monsignor Cataldonaro purtroppo è morto, un intellettuale, vescovo di Monreale negli ultimi tempi. Io l'ho conosciuto quando era ancora arciprete a Caltanissetta. Si occupava, scriveva dei libri, ce n'è uno molto bello, storico, ce n'è uno in cui lui pubblica mai pubblicati fino a quel momento, non si conosceva, e ancora oggi sono sottovalutati, a mio parere, anche dagli storici. Lui pubblica tutti i verbali delle riunioni della conferenza episcopale siciliana, Cardinale Ruffini, Cardinale siciliano. E ci sono delle cose impressionanti. Non ricordo se si tratta delle elezioni del 47 o del 48, quale turno elettorale, non me lo ricordo. C'è una direttiva della conferenza episcopale siciliana a tutti i parroci in cui si dice: ci sono le elezioni, badate che l'ADC non è in grado di fare fronte in ogni comune agli impegni di natura anche burocratica, badate, c'è scritto, nominate, provvedete a nominare i rappresentanti di lista della Democrazia Cristiana nei singoli seggi, cioè entrano, questo è, diciamo, la prova documentale di ciò che poi dal punto di vista culturale e politico era assolutamente conclamato. Non è che la Chiesa nascondeva questa sua battaglia, ci fu la scomunica dei comunisti, insomma, queste cose non le devo raccontare a voi. Per cui io sono del parere che tutto questo ha finito per pesare e condizionare l'evoluzione di quella città. Salvatore mi dice: ma tu porta una tua testimonianza. Porto la mia testimonianza e chiudo qua. Io faccio, da giovane, faccio il 68, Agrigento, rivoluzione, occupazione del liceo, manifestazione, era un manicomio, lì c'erano tutti i figli della borghesia agrigentina. Quest'anno ricorre il 50° anniversario del 68, nel mese di luglio abbiamo tenuto un'iniziativa ad Agrigento con testimonianze di quelle che allora avevamo avuto un ruolo, e io ho guardato e ho detto: ma guarda un po', c'erano tutti i figli, non che non li ricordassi, ma vederli seduti tutti là, testimoniare, mi ha fatto impressione, me che ero con loro, nel senso che avevamo
diuturne frequentissimi rapporti, organizzavamo insieme le manifestazioni, tutta la borghesia, i figli della borghesia grigiana, i figli di Taglialavoro, i figli di Acolo, i figli di Camilleri, i figli di Fabrizio Zicare, no? Ora poveraccio è morto, ma lì l'abbiamo ricordato, figlio di Cavaliere Zicare, tu non puoi ignorarlo. Tutta la borghesia grigiana, ma com'è che non è successo che a un certo punto da quel movimento ne nascesse una qualche per avere spazio nella città? Perché in quella città il Partito Comunista, tranne il 1976, dove raggiunse il 19% dei voti, ha sempre avuto, oscillato tra il 9, l'8, il 10, non ha mai superato, quindi un partito marginalissimo, soprattutto insediato nelle periferie, nel centro storico, come io potrei uno a uno richiamare il nome di questi bravissimi compagni, Lambrettista, Carrettera, cose, no? E poi qualche singolo intellettuale, alto intellettuale, Peppe Grillo, il grande avvocato Grillo che aderiva, Pancamo, Edoardo Pancamo, che pur essendo una delle famiglie storiche di cui parla, che aderisce e diventa senatore, Carubia che diventa senatore del Paese, cioè, parliamo di, poi il resto erano fatto tutti di bravi compagni, di detto qua, Mongai il papà era uno dei nostri dirigenti, ma parliamo tutti di bravi compagni del popolo, che però avevano una capacità molto limitata di e poi... E poi tutto questo naturalmente ha portato ai risultati conseguenti. Quando io divento consigliere comunale ci proviamo. E cosa abbiamo fatto? Questa è una parte, non la parte mia che diciamo è marginale, ma questo periodo storico nel libro è poco indagato, questo lo considero diciamo ulteriormente. Gli ultimi anni, esatto, e anche la parte della frana, quella frattura che è rappresentata dal 66, dalla frana del 66, ne parla, ma diciamo a mio giudizio avrebbe dovuto avere un ruolo maggiore nel libro. Ma ad ogni modo, quella fase cosa facciamo? La facciamo, vediamo se riusciamo a creare, cominciamo a fare un po' di movimento, di battaglie, la città soffriva la sete, ma non come oggi che si dice che l'acqua erano un mese e mezzo durante l'estate, noi sappiamo che cosa significava, che non arrivava una goccia d'acqua a casa, e dovevamo la sera quando io tornavo da fuori all'una, mia moglie mi faceva trovare il beduna e dovevo andare a fare la fila, perché all'una di notte c'era ancora la fila nelle fontanelle per riempire, quindi era una situazione. A un certo punto mi viene, ma è possibile, dobbiamo stare in queste condizioni. Prendiamo spunto dal fatto, Nenè Mattiolo, sindaco di Agrigento, del fatto che nei rubinetti quella poca acqua che arrivava di colore marrone. Ci fu una rivolta, la gente si... Allora, occupiamo l'aula del Consiglio Comunale. E il gruppo consigliare, quattro gatti, eravamo quattro... contati, 1, 2, 3, 4 consiglieri, occupiamo l'aula consiliare, stiamo 6 giorni, giorno e notte lì, si crea un clima, la gente veniva, delegazione, bravi, a un certo punto dovevamo uscire in radio consiglio comunale, che potevamo stare, come usciamo? Vabbè, usciamo con una manifestazione, ma la nostra forza era talmente esigua che temevamo di fare un bluff dopo il grande boom mediatico che avevamo avuto con l'occupazione, per cui che facciamo? Cerchiamo degli alleati. Mi viene in mente di andare dal vescovo, dico andiamo a parlare al vescovo perché questa situazione, facciamo la delegazione e chiedo a Bonmarito, vescovo era Monsignor Bonmarito, di incontrarlo. Allora buon marito c'era già. Sì, era. Allora c'era buon marito, sì. Ah, non, è una delle cose che non dimenticherò fin quando sono vivo. Anni 80, giusto? Sì. Anno, io ero già deputato da poco tempo, io sono stato eletto nell'86, sarà stato nell'87-88, no? Non credo. E allora vado in Curia e
tremebondo, disse: ma chi sto mi manderà a pedate appena cico di assumere la guida di questo movimento? E invece, con mia somma meraviglia, non so chi di voi è andato mai alla curia vescovile, c'è sto scalinatone che finisce nella chiesa, nella porta, e mi trovo monsignor, io da qua sotto, a lui che spunta in fondo con le braccia aperte: onorevole, si accomodi, venga, un calore. E poi mi dice: no, non si preoccupi, io non posso venire alla manifestazione, personalmente non posso, non so se non voleva o effettivamente non poteva, ma manderò il mio vicario, ci sarà una delegazione della curia, e dico: ma siete disposti a prendere la parola? Senz'altro, se c'è un comizio, una, così si prenderà alla fine la parola, io chiederò al nostro, succede il finimondo. Il giorno in cui usciamo dai giornali, ne parlarono tutti, il vescovo, la prima volta forse che succedeva, Agrigento non ha mai visto più, se non nel 66, quando si trattò dell'assalto al comune e al genio civile dopo la frana, tanta gente in piazza, una cosa, un fiume di gente. Perché c'era la richiesta. C'era la richiesta, sì, ma non abbiamo, questo qui volevo arrivare, non abbiamo mosso una virgola elettoralmente parlando. Che questa cosa fa il paio, poi dopo... Non c'è più il Partito Comunista, Angelo. E quindi? Che senso ha stasera questo tuo discorso, scusami? Sto rispondendo alla domanda. Siamo che... qua, tu come esponente del Partito Comunista, io della Democrazia... No, come esponente. Per io... fare un confronto sul piano storico, sì, una cosa diversa dalla politica contingente. Ma non è contingente, parliamo dell'86. No, perché allora il tuo discorso te lo concludo io. Sì. In quei giorni un presidente della regione, ieri è ricorso il suo 20° anno di scomparsa, Trino Nicolosi, finanziò tutto il piano degli acquedotti per la provincia di Agrigento. E chiudiamo. No, ma non è quello il motivo per cui la sinistra non attecchisce nella città di Agrigento. Finanziò, lo so bene, ma io non sto facendo un'accusa, io sto cercando di rispondere a un quesito che mi pone, che attraversa tutto il libro, tu l'hai letto e quindi te ne sarai reso conto, e soprattutto mi chiedo una testimonianza, la mia testimonianza è questa, la testimonianza di chi, avendo mosso un po' le cose, che poi la cosa è continuata con altri che qui non richiamo, però la città si immedesimava, un po' perché... Era stato plasmata così, un po' per il ruolo che avevano avuto. Io non posso ignorare il fatto che la città di Agrigento dal 1946 al 2011, l'ultimo censimento è del 2011, raddoppia gli abitanti. Ora, siccome non è che gli agrigentini sono messi a fare figli in quel quarantennio, No, è successo che c'è stato un fenomeno di inurbamento dalla provincia verso la città, che non era dovuto perché c'era aperta la fabbrica, la Fiat, no, è perché in quel periodo si sono aperte invece le assunzioni della pubblica amministrazione, per cui banche, uffici pubblici. Nasce la scuola, tutto il terziario, che ovviamente era molto filtrato da chi deteneva le leve del potere in quel momento, quindi ha consolidato quel trentennio, ha consolidato questo. Non ne sto facendo un'accusa, io sto semplicemente cercando, da un punto di vista dell'analisi sociale e storico, secondo me quali sono le ragioni per cui si è arrivato a questo. Non do né patenti di nessun genere a nessuna forza in campo, credo di essere, del resto anche San Filippo, mi pare che tutto il libro, soprattutto nell'ultima parte, faccia questo sforzo. Quindi questo è un po' la mia, si capisce, quello che è una idea di quella città che a mio avviso meriterebbe ulteriori approfondimenti, meriterebbe che lo stesso San Filippo, se ne ha voglia e tempo, ci torni, soprattutto per mettere un po' più in chiaro alcuni elementi che sono contenuti nel libro e che a mio avviso sono suscettibili di ulteriori sviluppi, di ulteriori approfondimenti. Io vi ringrazio, sono stato troppo lungo. No,
tantissimi spunti e quindi anche punti di vista diversi. Non avessi accettato la provocazione di un'interruzione per la quale chiedo scusa, io avrei esordito dicendo che larga parte del discorso di Angelo mi liberava dalla necessità di ripeterlo, nel senso che convergiamo. Però la provocazione richiede un approfondimento e parto dal libro, al quale riconosco moltissimi meriti, ma contemporaneamente devo fare delle osservazioni che non limitano il valore del libro e la fatica che Totò Sanfilippo ci ha impiegato. Raccontare soltanto la storia di un comune a volte fa cadere dentro dei limiti che diventano invalicabili, perché la storia di un comune, che è il comune capoluogo di provincia, è parte di una storia della Sicilia, ma al tempo stesso è la storia di alcuni centri, soprattutto dei centri più importanti della provincia di cui Agrigento è capoluogo. E allora non si può scrivere una storia di Agrigento che non contempli una storia di Sciacca, di Ribera, di Canicattì e di Licata. Mi fermo lì, perché poi e di Pivona. Molti altri comuni, innanzitutto sul piano storico, sorgono, già anche Ribera per la verità, in quell'arco temporale che va dal 600 in poi. Vediamo che cosa Sanfilippo invece conquista e gliene va dato merito. Sul piano intellettuale, conquista il tipo di sviluppo che Agrigento, diventata Agrigento da Girgenti, anzi l'esordio vorrei rileggerlo: non ha nobiltà ma gentiluomini di nessun potere e maestranze e villanesimo di poco rilievo, è il giudizio di un prete, di un sacerdote, Penisi. Al 1720 Agrigento Girgenti non è altro che un comunello arroccato sulla parte araba e sulla parte ebraica della struttura cittadina di quel tempo, circondata da mura che verranno abbattute successivamente. È un comune però, e lo ha ricordato già capo di casa, che è diventato sede vescovile importante di un vescovato che non ha un'importanza limitata ai confini dell'attuale provincia, occupa un pezzo di Sicilia. Questo vescovato, e San Filippo lo mette in evidenza molto bene, assume un grande merito, perché Monsignor Gioeni fonda un collegio, Sant'Agostino e San Tommaso, un collegio che è università, e quindi ad Agrigento si incomincia a formare, questa è la radice delle caratteristiche anche se non attuali del recente passato della nostra comunità provinciale, si comincia a formare una classe di professionisti che si caratterizzano tutti prevalentemente per studi a cavallo della filosofia e del diritto. Il pregio di questo vescovo non è soltanto quello di aver fatto questo collegio, ma di avere utilizzato in questo collegio degli insegnanti, la più parte sacerdoti, che sono aperti all'illuminismo, che mentre c'è tutta una storia della Chiesa in quel tempo di contrapposizione all'illuminismo, questi preti invece si confrontano non con l'illuminismo francese. Questa notazione è importantissima perché è una notazione che riguarda tutta la storia della Sicilia, ma all'illuminismo inglese, a David Hume. E questo permette, per esempio,
la formazione di quel gruppo familiare che si chiama Foderà, dove sono giuristi e ce n'è uno però che è uno scienziato ante litteram. Cioè si forma in questa comunità una cultura che, se vogliamo, è quella squisitamente agrigentina, prosaica, realista, concretista. I preti di Monsignor Gioieni vengono indotti, e non soltanto di Monsignor Gioieni, avrà questa linea politica una successione negli altri vescovi, meno forse in Lucchesi Palli, che rimane invece il fondatore di una biblioteca molto importante, quindi di un centro culturale molto importante. Questi preti vengono indotti a svolgere anche attività sociale, al punto tale che alla fine dell'Ottocento, anticipando l'enciclica papale ricordata opportunamente da Angelo Capo di Casa, Rerum Novarum, questi preti sono già buttati sul sociale. Cosa gestiscono? Fanno delle scelte molto importanti. La costituzione di organismi cooperativistici che tendono a prendere in affitto pezzi di feudo, perché tutta la nostra provincia, ai limiti di Sciacca, che è l'unica città demaniale prima che venisse dichiarata città demaniale Agrigento, ed è l'unico caricatore che esiste sulla costa occidentale della Sicilia. Questi preti incominciano a svolgere un'attività sociale partendo da quegli organismi che poi si chiameranno casse rurali e banche popolari. Se le andate a guardare, ce n'era una anche, due a Sciacca, ma quelle che sono sopravvissute, la Cassa Rurale San Francesco di Canicattì o la Cassa Rurale di Sambuca, sono tutte di costituzione dal mondo ecclesiale, dal mondo cattolico. Alla fine dell'Ottocento, a cavallo del Novecento, addirittura ci sono due preti, uno di Calamonaci e uno agrigentino di adozione, Don Michele Sclafani, che è un intraprendente promotore di organismi cooperativistici, e qui c'è una saldatura della Chiesa, questo non deve sfuggire, Angelo, tra la rappresentanza popolare e il conflitto con gli agrari. Nei due tempi, nel tempo in cui c'è il Duca di Bivona, che è il padrone di tutta la terra che va dalla montagna sino al mare, e nel tempo successivo alla formazione dell'Unità d'Italia, quando evidentemente, soprattutto con la legge Siccardi, si procede alla espropriazione dei beni della Chiesa, si viene a costituire una nuova aristocrazia rurale. La Chiesa è al centro del contrasto sociale con i primi ricchi e con i secondi ricchi. Questo è quello che non deve sfuggire. Per cui si forma, a partire dalla città di Agrigento, ma non soltanto nella città di Agrigento, una cultura, chiamiamola così, fortemente condizionata dal cattolicesimo, e ce la ritroveremo sino ai tempi più recenti. Gli ultimi 20 anni adesso invece stanno rappresentando una dissoluzione di questo tessuto culturale. In tutta la prima parte del libro, Totò San Filippo merita veramente il riconoscimento del valore di storico, anche perché utilizza tutte le fonti. Non è che ci siano grandi fonti, però San Filippo approfondisce Picone, fa bene ad emozionarsi ricordando Picone, perché Picone per Agrigento, come Ignazio Scaturro per Sciacca, fanno dei libri, fanno delle ricostruzioni storiche molto puntuali, e per il tempo in cui la loro opera è stata elaborata, anzi molto compiutamente. Dobbiamo anche riconoscere
che non c'è un'abbondanza di documenti. I documenti utilizzabili sarebbero tutti gli archivi notarili e forse le curie, perché si trova più materiale presso le curie e presso gli archivi notarili. San Filippo passa a ricostruire poi, con molta proprietà, tutta quella fase temporale che va dal 1820 al 1848, quindi al 1860, e sottolinea che non c'è una partecipazione agrigentina a nessuno di questi moti, né quelli del 1820, né quelli del 48, né quelli del 1860, quando avviene lo sbarco di Garibaldi a Marsala. La notizia giunge tarda e lenta ad Agrigento e il movimento si determina soltanto quando Bixio, credo le truppe di Bixio, si sono portate avanti da Sciacca verso Agrigento. San Filippo ricostruisce non l'ombra, ma l'immagine di un protagonista di tutta quella fase storica, che si chiama Francesco Crispi di Ribera. E tuttavia, nell'evidenziare il ruolo di Crispi, presentato come segretario di Garibaldi, i documenti pubblicati oggi, alcuni libri pubblicati oggi dimostrano che in fondo Crispi è stata l'anima o l'intelletto di Garibaldi, è stato lo stratega di Garibaldi, avendo trovato anche canali di sostegno e di finanziamento, per esempio in un industriale, va chiamato tale, Luigi Orlando, che poi da Palermo si trasferisce purtroppo alla Spezia e al Livorno e trasferisce i cantieri navali, che nel 1823 invece avevano realizzato la prima nave di ferro che avesse solcato il mare Mediterraneo. Torniamo ad Agrigento. Agrigento rimane totalmente estranea. Quando poi si consolida il Regno Unito, e cioè il Regno Sabaudo, c'è un'altra fase di contrasto e di lotta anche con la Chiesa per l'accaparramento delle terre che vengono tolte alla Chiesa. La Chiesa tenta di fare assegnare con il criterio dell'enfiteusi a cooperative promosse da alcuni preti e vi riesce. Questo discorso riguarda anche Sciacca, le opere, riguarda i feudi dell'ospedale, riguarda quella che sarà poi la battaglia storica di Miraglia. Però l'operazione della Chiesa non riesce perché ci sono alcune famiglie che riescono a comprare questi feudi. Quindi si forma una nuova classe di proprietari, vorrei dire un'ondata successiva su quella storica, forse di formazione tardo medievale, comunque di agrari. E questo spiega anche il ritardo dello sviluppo di tutta la Sicilia, di tutto il Mezzogiorno e particolarmente della provincia di Agrigento. Andiamo ai nostri giorni. C'è un giudizio che io non condivido di Totò San Filippo ed è quello relativo a Monsignor Peruzzo. Anche Angelo Capodicasa, ricordando il libretto di Monsignor Ginecchis, ne ha configurato l'immagine soltanto nella lotta al Partito Comunista. Vorrei ricordare che con Monsignor Peruzzo si consolida un gruppo di sacerdoti, e tra questi capitano è un sacerdote di Sciacca, Monsignor Licata, che sarà il primo segretario del Partito Popolare. Ma Monsignor Licata è un promotore di casse rurali, di banche popolari, di cooperative per la gestione
per la gestione dei enfiteutica dei feudi. Dovrei anche ricordare che quando poi si afferma e si consolida il fascismo, c'è una parentesi nella linea di continuità di questa egemonia, chiamiamola cultural politica, della Chiesa agrigentina. E qual è la soluzione di continuità? È una parentesi che riguarda la costituzione in forza politica di un ambiente, lo devo chiamare col proprio nome, senza venire meno al riguardo a questa organizzazione, e cioè massonica. E di questa organizzazione massonica, Angelo mi consentirà di ricordargli il suo paese. Il personaggio più importante è il principe Colonna di Cesarò, il duca Colonna di Cesarò, il padre, che è un garibaldino, diventa deputato già nel 1860 ed è deputato della sinistra. Muore molto giovane. Il figlio prende il posto politico ed è nella linea della sinistra un rappresentante del Partito Radicale. A cavallo della Prima Guerra Mondiale, questo gruppo di persone, guardate, fondamentalmente agrigentino, che fa capo e fa riferimento a questo duca di Cesarò, che diventa, è figlio della sorella di Sidney Sonnino, quindi è un personaggio molto importante, diventa ministro delle poste del governo Facta e poi diventa ministro del governo Mussolini. Il duca di Cesarò è costretto a dare le dimissioni dal governo Mussolini perché è sospettato di essere l'organizzatore del tentativo di assassinio di Mussolini, fatto da una donna francese, un episodio anche non molto conosciuto, non molto noto. Il fatto è che Mussolini non riesce a mettere sotto processo il duca di Cesarò, che batte ritirata perché sceglie la via degli studi, dedicandosi agli studi di teosofia, che sono diventati molto attuali. Rudolf Steiner, il padre di una concezione oggi molto in voga, chiamiamola ecologista, ambientalista, verde e così via di seguito. Però il duca di Cesarò ha costituito un partito, Democrazia del Lavoro. Nelle elezioni del 24 viene eletto deputato per Democrazia del Lavoro anche Angelo Abisso, perché viene eletto a Sciacca. Angelo Abisso, in difformità della scelta del duca di Cesarò, che con Giovanni Amendola e De Gasperi fanno l'Aventino, il Angelo Abisso diventa invece fascista. Però dal Partito Nazionale Fascista non è mai riconosciuto come uno dei propri. Una leggenda molto sciacchitana vuole che Angelo Abisso fosse andato in rotta di collisione con Starace, che era il segretario del Partito Nazionale Fascista. Probabilmente non è così. Abisso rimane un personaggio importante del fascismo. E qui San Filippo dice una cosa molto giusta, che in ragione proprio di questa caratteristica e qualità della leadership di Abisso,
sul Partito Nazionale Fascista, in provincia di Agrigento non si affermano i fascisti avventurosi che ci sono anche in altre zone della Sicilia. A conferma di una caratteristica della provincia, che è quella natura clericale degli agrigentini, è sempre portata ad essere moderata, ad essere temperata, ad essere anche equilibrista, se volete, e quindi a stare dentro situazioni non esagerate, nelle quali non c'è necessità della scelta radicale. Probabilmente è questo carattere, questo costume che impedisce la formazione, al di là dell'episodio Lorenzo Panepinto, di una vera e propria esperienza socialista nella storia della nostra provincia. Ci sono dei personaggi che chiamarli socialisti è proprio un tantino forzato, ma dobbiamo anche ricordarlo, perché soltanto nel 1892 si forma un partito socialista, ed è un partito socialista travagliato. Mussolini stesso è un socialista, travagliato nella sua storia, travagliato tra massimalisti e riformisti, un partito socialista che subisce la scissione dalla quale nasce il Partito Comunista, addirittura nel 1919. Quindi la storia della sinistra politica, come poi la vivrà Angelo Capodicasa ed altri esponenti, è una storia già spostata rispetto all'Ottocento. In Sicilia parlare di socialismo è un tantino forzato anche rispetto ai fasci siciliani, quando si pensa che il primo promotore dei fasci siciliani è quel Crispi che poi da Presidente del Consiglio invece manderà Morra di Lavriano, il generale Morra di Lavriano, a reprimere i fasci siciliani. Quindi una storia anche di contraddizioni. E vado alla conclusione riprendendo il discorso di Peruzzo. Caro Totò, siccome non finirai mai di applicarti a questo tuo lavoro, tu devi recuperare uno scritto di Camilleri, Andrea Camilleri, no? Andrea Camilleri, sapete cosa racconta? Che nel 1944, appena entrati gli americani, qua brevissimo inciso, accompagnato da un'osservazione, gli studi storici non ammettono scorciatoie, meno che mai le scorciatoie della polemica politica. C'è per esempio convalidata la tesi che lo sbarco degli americani a Gela sia stata una passeggiata. No, non è stata così, è stato un episodio di guerra molto forte, con morti, con vittime, ed è stato uno sbarco che si è avvalso, più che della complicità della mafia, della debolezza dell'organizzazione militare di difesa, che dove ha potuto ha resistito. Credo che nessuno meglio dei vecchi sciacchitani lo possano ricordare, perché il sospetto che ci fosse un aeroporto invisibile a Sciacca provocò dei bombardamenti che arrivano sino al 1945, al limite del 1945. Soltanto quando cade Pantelleria e poi viene occupata dagli inglesi Taranto, finiscono i bombardamenti a Sciacca. Osservazione allora: nelle ricostruzioni storiche bisogna stare attenti, non bisogna prendere gli ultimi argomenti della polemica politica. Quando avviene lo sbarco, Poletti, che è il comandante politico, il generale Patton in Sicilia occidentale, il generale Alexander in Sicilia orientale,
In Sicilia orientale la resistenza, soprattutto dei tedeschi, è durissima. Le battaglie lungo il costone nord e occidentale dell'Etna sono sanguinosissime, lasciano moltissime vittime, e tutti quei comuni, Adrano, Paternò, Randazzo in particolare, furono tutti distrutti dalla guerra. Quindi la guerra in Sicilia c'è stata ed è stata pesante. Quando Poletti arriva ad Agrigento, da chi si presenta? Da Monsignor Peruzzo. Adesso sono venuti fuori dei documenti, perché purtroppo lo storico è morto, però c'è uno storico siciliano che era riuscito ad andare a Washington, ed essendo stati desecretati alcuni documenti, ha trovato un documento molto importante, che sin dal 1939 il Dipartimento americano, nel considerare la Sicilia, riteneva di non poter avere elementi di riferimento, perché riteneva la Sicilia, seppure non fascista, decisamente ostica, difficile a conquistarsi e a dominarsi. E questo documento fa riferimento a due vescovi, a Monsignor Peruzzo e a Monsignor Iacono. Iacono era il suo vicario diventato vescovo di Caltanissetta, perché hai ricordato bene tu. La diocesi di Caltanissetta viene istituita per scissione dalla diocesi di Agrigento. Quindi Monsignor Peruzzo non è un antifascista come lo vorremmo noi, ma non è un fascista. Tant'è che tutti quei preti, a partire da Don Michele Sclafani, da Monsignor Licata, poi potrei continuare, Monsignor Ginex, Monsignor Bellino passa anche per Sciacca, sino ad arrivare ad un prete che abbiamo dimenticato a Sciacca, Monsignor Agostino Buono, sono tutti preti che si formano politicamente sotto la guida di Peruzzo e non sono fascisti, vagheggiano e sperano nella liberazione dell'Italia e nell'avvento di un sistema democratico. Ma l'episodio da farti raccontare da Camilleri è che nel 1944, quando arriva Poletti ad Agrigento, Monsignor Peruzzo manda a chiamare alcuni professionisti e gli dice: tu adesso fai il Comitato di Liberazione Nazionale, tu rappresenti il Partito Comunista, tu rappresenti il Partito Socialista. Chi si sente dire tu rappresenti il Partito Comunista dice: no, ma io non sono comunista. E state attenti, il Partito Comunista, per recuperare qualcuno al Comitato di Liberazione Nazionale, Angelo, recupera il professore Pancamo, ma il professore Pancamo con la famiglia Pancamo è una famiglia borghese, alto borghese, agrigentina, una di quelle famiglie, ancora oggi ci sono i figli, i nipoti, è una famiglia benestante. Il professore Pancamo è di Democrazia del Lavoro, sono del gruppo Democrazia del Lavoro. E verso Democrazia del Lavoro Totò Sanfilippo ha una notevole simpatia, e una notevole simpatia soprattutto per un personaggio, per l'avvocato Mario Bonfiglio, che è lo zio, il fratello di Giulio Bonfiglio, lo zio di Angelo Bonfiglio, che è stato anche presidente della regione, un politico del nostro tempo. Per quello che mi riguarda, lo ricordo con affetto e con grandissima stima, perché questa famiglia Bonfiglio è parte, e nel libro di Sanfilippo c'è questo, di un gruppo di professionisti, avvocati prevalentemente, di altissimo livello culturale. Enrico La Loggia, Mario Bonfiglio, Paolo Scerri sono tutti nominati nel tuo libro. Quindi, e concludo, la storia di Agrigento è una storia, come tutte le storie, complesse. Non consentono queste storie semplificazioni di lettura, e per concludere dico:
tutta la parte che poi mi riguarda, e San Filippo non è tenero nei miei confronti, ma io non mi difendo stasera, perché oltretutto non ho bisogno di difendermi, perché se devo difendermi devo dire che con Nicolosi e Mannino in Sicilia è finito tutto, una lira non si è spesa più, non si è vista, me lo consente, non si è vista più. Quindi la fine dei partiti politici ideologici, compreso il partito di Angelo, è la fine di una stagione della democrazia, se ne è aperta un'altra. Io non esprimo valutazioni perché sono spettatore ed osservatore esterno. Mi è piaciuto, te lo consiglio la lettura, bellissimo libro di Filippo Ceccarelli, giornalista di Repubblica, simpatizzante comunista in altro tempo, ha scritto un libro molto grosso, ve lo consiglio, eh? Vi divertite, da De Gasperi a questi qua. Ecco. Allora Totò, gli ultimi due capitoli meritano una tua applicazione ed approfondimento, con una ricerca anche di documentazione, perché Angelo, perché hai dimenticato di parlarne? La storia della Democrazia Cristiana agrigentina è anche la storia di una ricerca continua di collaborazione e di confronto col Partito Socialista e col Partito Comunista. La prima amministrazione di centrosinistra, nonostante Monsignor Peruzzo, e vi racconto un episodio che la dice tutta. Quando nel 1960 in Italia si realizzò la prima amministrazione comunale di centrosinistra, ne parlo perché ragazzino sono uno dei protagonisti accanto a Rubino e a Trincanato, si scelse per sindaco il dottore Di Giovanna, che era il medico di Monsignor Peruzzo, e lo si scelse proprio per questo, perché la Chiesa aveva dato degli indirizzi di contrarietà alla cosiddetta operazione di centrosinistra. Poi arrivò un papa, Giovanni Vigesimo III e Montini, che liberalizzarono queste possibilità politiche. Quando Nino Di Giovanna fu eletto sindaco e Monsignor Peruzzo, dietro il paravento delle chiese di Agrigento, fece pubblicare un avviso che fu letto come una messa sotto accusa davanti al Sant'Uffizio, il dottore Di Giovanna si precipitò con la propria moglie da Monsignor Peruzzo per dire: Eccellenza, io sono un fedele, io sono cattolicissimo, io mi dimetto da sindaco di Agrigento. Monsignor Peruzzo, che si era preparato coi paramenti sacri, col pastorale, per fargli la romanzina, rimane col pastorale in mano e dice: alzati cretino, non hai capito niente, io devo fare una cosa e tu ne fai un'altra, e lo mandò via. Guardate, questo dimostra l'altezza del personaggio, cioè era un personaggio che aveva capito che noi della Democrazia Cristiana avevamo maturato questa esigenza politica, e nel 1960 era un'amministrazione politicamente di avanguardia. Ma la prima collaborazione con i comunisti l'abbiamo fatta pure ad Agrigento. Ne sei stato, sì, hai fatto il 68. Il 68 è una cosa della quale si può discutere molto. Il tentativo che abbiamo fatto di rapporto ravvicinato tra la Democrazia Cristiana e i partiti di sinistra aveva delle finalità politico-programmatiche, e nelle finalità politico-programmatiche c'era, e qui ho veramente concluso, che cosa? Capitolo da scrivere. La nostra consapevolezza che tuttavia la Sicilia, pur essendo notevolmente cambiata, è cambiata anche per merito di chi l'ha governata, perché la Sicilia del 1960 o del 1980 non è certamente quella del 1940.
c'era aperto il problema della integrazione nello sviluppo economico del paese, va bene, che è un problema che è rimasto aperto, tant'è che negli ultimi 10 anni 1.800.000 persone, giovanotti, dal sud d'Italia sono andati via. Quindi è un dramma, non un problema, è un dramma aperto, ancora non risolto. Nella nostra convinzione c'era la valutazione che il confronto con i socialisti ormai assimilati ad una collaborazione nel bene o nel male e un confronto col Partito Comunista potesse introdurre tutti quegli elementi di forza politica che imponessero il Sud al centro delle politiche nazionali. Per finire veramente dico, abbiamo avuto nel tempo dissensi, tu li hai avuti, io no. No, io ho conservato per te stima ed amicizia. Ho accettato di venire qua, non ti ho reso omaggio, non ho usato il turibolo d'incenso, visto che io sono un poco clericale, sagrestano, non ho usato il turibolo d'incenso ipocritamente, ti ho riconosciuto i meriti che questo libro hanno e ti sollecito a proseguire questa fatica. Ma nel proseguire questa fatica la storia non può essere più la storia della città di Agrigento, è la storia di questo pezzo di Sicilia nella Sicilia, perché questo è importante, perché di tanti argomenti che tu affronti, e ce n'è c'è un capitolo che ci riguarda nella nostra storia comunale, Miraglia, no? Sono tutti capitoli che meritano un approfondimento e una lettura che oggi è possibile. Com'è possibile sapere cosa ci fu dietro il tentativo di assassinio di Monsignor Peruzzo? Io direi che sì, se qualcuno vuole fare qualche domanda, sì, però abbiamo bisogno di farlo. Una domanda velocissima e breve, rifacendomi qua. Allora, cioè a me colpisce, perché lo ritengo ancora attuale, questa alterità di cui parlava Angelo Capodicasa, di Agrigento rispetto al resto della provincia. Che io talvolta penso che sia anche di natura antropologica, ora questa è una cosa mia personale. Ecco, vorrei, se possibile, in modo sintetico, che approfondiate questo aspetto, cioè perché in realtà io, ad esempio a Sciacca, più che pensare ad Agrigento, penso a Palermo, no? Ecco, vorrei capire perché da un punto di vista non antropologico, ma dico storico, sociale, da cosa nasce e perché tutt'oggi è ancora attuale. La mia, perché il tema c'è, nel senso, avendo svolto attività politica in giro per la provincia di Agrigento per quasi un cinquantennio, ho potuto verificare perlomeno una distanza tra il comune capoluogo e gli altri comuni della provincia di Agrigento. Lasciamo stare Sciacca, perché Sciacca ha una sua peculiarità anche sul piano storico, sul piano socioculturale e anche geografico, no? Sciacca ha avuto momenti della propria storia che l'hanno portata ad assurgere a ruoli, quindi ci sta che Sciacca o i saccenzi si riconoscano poco nella leadership della città di Agrigento come capoluogo. È più complicato spiegare quello dei comuni vicini.
dove la distanza è perfino maggiore, perché nasce anche una rivalità tra... Io ho seguito il ragionamento del Lillo e lo condivido, anche se la peculiarità cittadina a mio avviso risalta di più rispetto a... c'è un contesto provinciale, ma il contesto provinciale non è un contesto che possa essere assimilato alla città. L'antifascismo agrigentino, la città agrigente, ha ragione San Filippo, ha ragione Lillo quando ripiglia, è cosa molto, diciamo, insignificante, diciamolo pure, no? Gli antifascisti agrigentini erano lo Sotano Gaglio, che c'è Moncada che sa di chi parlo, che aveva fatto la scissione del 21, aveva origini anarchiche, corridoniane, lui era un corridoniano, cioè un seguace di Filippo Corridoni che era un anarchico interventista, quindi qualcuno... C'era, diciamo, c'è una ragazza che ha scritto una tesi di laurea sull'antifascismo agrigentino, interessante, ma il movimento non c'era. Il papà di Moncada, che ebbe a soffrire una amputazione in un'azione di lotta partigiana, ma era al nord, era nelle Marche o in Umbria. Totò Di Benedetto, che è la personalità più eminente dell'antifascismo agrigentino, viveva a Milano, aveva fatto la galera. Quindi diciamo che l'antifascismo c'era nella zona. C'è un bellissimo libro di Pippo Montalbano, ex sindaco e senatore, sì, di Sambuca, il quale racconta qual era l'attività, diciamo, di cospirazione antifascista a Sambuca con Giorgio Cresi, con Nino Giacone e tutti gli altri. Cioè c'erano dei focolai di cui parla Benedetto in tutti i suoi libri, ma il movimento, così come in tanta parte della Sicilia, che si è avuto altrove, chi non c'è stato, probabilmente per le ragioni, diciamo, di cui parlava Lillo nel suo intervento. La differenza politica, questa che ha creato anche laddove si è verificata una distanza, è legata... cioè, la storia di Agrigento non è la storia di Raffadali, non è la storia di Canicattì, non è la storia di Palma Montechiaro. Cioè, voglio dire, non c'è neanche una egemonia da parte della città su questi comuni. Anche da un punto di vista elettorale, ad Agrigento, io l'ho detto, il PCI non arrivò mai a superare quelle cifre, quel risultato a una cifra, tranne il 1976, ma nel resto della provincia il Partito Comunista aveva il 34% dei voti, 34, e in questo 34 pesava il 9% di Agrigento, perché è spunta la città di Agrigento, il Partito Comunista quel 34% sarebbe. Quindi ecco dove il dualismo, il movimento dei fasci, è un movimento che nasce nella provincia di Agrigento, ha una sorta di epicentro, Grotte, il primo movimento, il primo congresso dei fasci siciliani si tiene a Grotte. Abbiamo movimenti importantissimi, a Castel Termini c'è il fascio diretto dal professore Bivona, originario di Menfi, ma che insegnava a Castel Termini, che crea sono anche qui dei libri, documentazione storica, c'è la sentenza del tribunale che lo condanna, dove benedette le mani di chi l'ha scritto, c'era un giudice estensore che, anziché estendere una frettolosa sentenza per dire è condannato perché ha fatto un'analisi socio-culturale, socio-politica del territorio di Castel Termini in quella fase, che è brillantissima, un'opera. Io lo considero un'opera di scrittura che contestualizza il movimento dei fasci, ma c'è, diciamo, abbastanza materiale su questo per poterlo. Quindi io ritengo che ci siano ragioni di natura storica, sociale. Nel dopoguerra io non ho dubbi, è il fenomeno dell'inurbamento pilotato, perché io sono di Oppolo Giancaxio, un comune di 1000 abitanti. Nel mio solo comune, 1000 abitanti,
Io posso citare non meno di 15 famiglie che si sono spostate nel dopoguerra per andare ad Agrigento a fare i portinai nei palazzi, cioè c'è il boom edilizio ad Agrigento, non ci sono più, si creano i condomini, si creano questi palazzoni e si importavano, non ce n'erano ad Agrigento, no, che era un modo anche tutta questa gente, andava a lavorare nelle scuole, andava a lavorare nelle banche, andava a lavorare alla provincia, andava che la provincia nasce in quel periodo, al comune di Agrigento, nel pubblico, è chiaro, a quel punto si raddoppia la popolazione, ma la popolazione di importazione, la popolazione inurbata è tutta già in un qualche modo condizionata, perché è chiaro, io non sono qua per regolare i conti con la DC e con l'onorevole Mannino, insomma immagino che queste siano cose appunto ormai affidate alla storia, ma che ci sia stato in quegli anni, in quel trentennio, una esplosione di dinamismo economico e sociale della città e che tutto questo sia legato alla spesa pubblica e tutto questo sia legato al fenomeno, non c'è discussione. È chiaro che il partito a maggioranza assoluta che governava la regione, governava lo Stato, governava il comune, la città di Agrigento, è chiaro che faceva la parte da leone, tutti gli altri dovevano stare, diciamo, in fila. E io, naturalmente, poi ci sono le ragioni storiche che brillantemente ha sottolineato Lillo e che ho cercato anch'io di accennare nel mio intervento, sono la città è capo una delle diocesi più importanti, la città una delle 42 città demaniali della Sicilia, tutto il resto. No, ma lì la demanialità si sommava al ruolo della Chiesa, che era, io ho detto una cosa che nel bene e nel male, Lillo giustamente ha sottolineato il bene, io dal mio punto di vista potrei sottolineare ciò che non mi va, no, è il male, un ruolo attivo della Chiesa nella battaglia politica, c'è un libricino di memorie di Monsignor Restivo, tuttora vivente credo, 94, morto 104 anni, se lo vedeva, io l'ho incontrato a 93 anni, quando ha scritto il libro mi ha chiesto di presentarlo, sono andato, a 93 anni era ancora in grado di esercitare un carisma anche nell'intervento. Ma lui ci ha spiegato e racconta nel libro le battaglie politiche, direttamente politiche, non diciamo. Ma era una temperie storica, non è che era legata a negatività, era quella la fase, e naturalmente nella città di Agrigento tutto questo pesava in modo molto più consistente di quanto non avvenisse nelle altre città. Quindi io credo che questo lo si possa dire, naturalmente se poi ci vuole un ulteriore approfondimento storico, come raccomanda l'onorevole Mannino, lo affidiamo a conclusione al professore San Filippo di travagliare, se cosa non esca fuori qualche cosa di nuovo. Grazie. Va bene. E allora, grazie a tutti. La tensione La tentazione è di individuare una linea. La tentazione di individuare nell'agrigentino una linea antropologica è data da Pirandello, dai suoi personaggi. Ora, chi conosce Agrigento, Angelo Capodicasa, anche meglio di me, sa che tutti i personaggi di Pirandello, sino agli anni 70, erano personaggi reali. Non lo so, la farmacia Nastri, alle 6 del pomeriggio c'erano avvocati, notai che si riunivano e conversavano, ma le loro conversazioni non erano soltanto così occasionali, erano conversazioni in cui partiva la scintilla del pirandellismo. Ora, se cerchiamo la ragione vera del pirandellismo, io ho cercato di individuarla perché l'ho colta nel libro di San Filippo,
e in quel misto di cultura illuminista, empirista, razionalista che quei vescovi di Agrigento nel Settecento e nel primo Ottocento consolidano. L'istituto San Tommaso e Sant'Agostino sino all'unificazione d'Italia è l'istituto che fa i professori e gli avvocati della provincia di Agrigento, anche di Sciacca, e quindi c'è una cultura, o se vogliamo una subcultura, forse c'è Gorgia da Leontini in mezzo, non so se posso anche ampliare in questa direzione, però c'è una tipologia dell'agrigentino. Adesso il processo che ha indicato Angelo Capodicasa, la rottura dei confini di Agrigento, perché Agrigento è diventata Porto Empedocle, è diventata Raffadali, è diventata Favara, il ceppo agrigentino, anche popolano, no? Ci sono dei popolani agrigentini che io ho avuto l'avventura di conoscere, con caratteristiche che tu dici, guarda, questo è in questa novella di Pirandello, questo è in quest'altra commedia, sono personaggi tipo. Autentici, tipo. Quindi questa componente che indica lei, però non bisogna assolutizzarla, perché altrimenti finiamo per costruire una teoria, insomma, poi fuori dalle righe. C'è una tipologia, ecco, adesso la classe degli avvocati ha subito un'omologazione di livello, no? Ma lasciatemi parlare di Sciacca. Negli anni 50-60 gli avvocati importanti di Agrigento erano i due fratelli Bonfiglio, Paolo Scerri. Però state attenti, se voi prendevate Lucio Barbera di Sciacca o l'avvocato Nino Raso, la tipologia umana non era molto diversa, nelle aule soprattutto. Quindi cosa significa? Che c'è un ceppo, chiamiamolo così, culturale antropologico in cui, adagio, se prendete poi tutti gli avvocati di Canicattì, San Martino, Totò San Martino, Paolo Trento, sono tutti personaggi che ti sembrano usciti dai romanzi di Pirandello. Quindi se ne vogliamo cercare una ragione, non possiamo cercare nel DNA, nella genetica, la cerchiamo nella cultura. Si è formato questo blocco culturale, adesso voglio soccorrere Angelo Capodicasa, in cui più che il clericalismo si è formato il moderatismo, che è anche una forma di relativismo, e tutti i personaggi di Pirandello sono tutti relativistici. La verità è questa o è quest'altra, è sopra o è sotto, l'agrigentino è questo. Ma se guardate la classe dirigente, la classe politica, la classe forense, i magistrati degli anni 50-60 sono ancora corrispondenti a questa tipologia. Adesso c'è una omologazione diversa, probabilmente siamo passati avanti, non so se è chiaro il concetto. E il moderatismo, Angelo deve riconoscere una cosa: il Partito Comunista ad Agrigento si è affermato il giorno in cui, so di dire una cosa che probabilmente provocherà la sua reazione, è diventato un Partito Comunista moderato che amministrava, che governava. Il Partito Comunista di Sambuca, che è il primo partito, o quello di Raffadali, non è un Partito Comunista che gestisce le piazze contro, gestisce i municipi, e quando si gestiscono i municipi non si gestiscono più le piazze, perché si gestisce il governo, non so se è chiaro. E si è formata una cultura per cui mediamente, ripeto, voglio essere provocatore, il Partito Comunista di Agrigento era un partito che ideologicamente si riportava più a Togliatti, a Mendola, che non a Berlinguer e Veltroni,
ecco, se devo dire la mia opinione, è un partito che si mette sulla stessa strada dei cattolici, fa cooperative, anche a Sciacca, no? Fa cantine sociali, fa oleifici sociali, cioè entra nella società per governarla, per amministrarla, che è una cosa o più alta o più bassa del governo, e che crea di conseguenza anche un dato culturale. Non si è più massimalisti quando si deve amministrare, non si è più massimalisti quando si deve governare, si diventa molto concreti, concretisti, si diventa molto relativisti. Non è detto che non sia un pregio, eh? Va bene, diciamo che dal punto di vista televisivo ringrazio RMK per essere qui con noi e ringrazio gli ospiti e il nostro dottor San Filippo che da socio del circolo ha voluto fortemente questa presentazione. Io sono contento perché insomma è uno di noi, come si suol dire, quindi sono contentissimo della serata. Grazie a tutti e buonasera.